Questa trasmissione è una produzione La Voce del Ribelle. www.ilribelle.com. Il discorso del re di Tom Hooper, pluricandidato agli Oscar e ogni nomination è meritata, soprattutto quella di Colin Firth, che interpreta la parte del re balbuziente Giorgio VI, che dovrà fare il discorso all'entrata in guerra dell'Inghilterra, dell'impero britannico nella seconda guerra mondiale. Certo, vedendo il film doppiato non si può apprezzare appieno la recitazione di Colin Firth, sarebbe un film da vedere in originale. Peccato che da noi sia una cosa quasi impossibile, ma nonostante il doppiato sia doppiato, quindi non si riesca a cogliere Colin Firth nella progressione da balbuziente a ex tale, a re che riesce a fare il discorso e galvanizza la nazione. Pur non potendo cogliere questo, si coglie comunque la recitazione, c'è questo ed altro, c'è il suo rapporto con logopedista Lionel. Il rapporto fra Lionel e Bertie, come si sviluppa, è un altro dei temi importanti del film. Certo, sarebbe bello esistessero degli Oscar per i doppiatori, perché Luca Biagini, che doppia Colin Firth, meriterebbe un Oscar a sé stante. Forse è ancora più difficile il suo lavoro, perché un conto è recitare con il costume, pronti in scena, le sceneggiature, le scenografie, gli altri attori intorno, una cosa è nella fredda cella di doppiaggio. Quindi abbiamo un'eccellente scuola di doppiatori, per fortuna Luca Biagini è eccellente, meriterebbe di ritirare l'Oscar insieme a Colin Firth, come speriamo Colin Firth ritiri l'Oscar per la sua magistrale interpretazione in questo film, anche se Jeffrey Rush, che interpreta il suo logopedista, spesso gli ruba la scena. È anche quello una grandissima interpretazione, avrebbe quasi da dire forse l'attore protagonista e il logopedista, non tanto Giorgio VI. Questo che la capacità di bilanciare entrambi i personaggi e l'importanza di ogni personaggio nello sviluppo della scena. Poi come film magari soffre di tutti i limiti di cui soffrono spesso i film storici, rischiano di essere un po' didascalici, però in questo periodo in cui la memoria storica, in cui abbiamo un'ignoranza dilagante con pare un quindicenne italiano su cinque praticamente non sappia né leggere né scrivere, quindi la storia viene dimenticata, la faccia dei giorni della memoria vengono strumentalizzati e basta, è una bella lezione di storia, un rinfrescarsi un po' come siamo qui oggi, perché siamo qui e come piccoli dettagli possano essere importanti. In fondo re Giorgio VI, per chi non lo sapesse, è il padre di Elisabetta, che è tuttora regnante. Quindi è anche un'interessante lezione di storia che si gode, è comunque un film, non è che stiamo parlando di un documentario. E tutto il resto, costumi, scenografie, musica, un bel crescendo di retorica quando fa il discorso alla nazione appena entrata in guerra contro la Germania nazista, è bellissimo, tira su uno, avverte l'importanza del discorso, perché quando si parla di grandi storie è inutile raccontarsela, la retorica ci vuole. Quindi auguriamo a questo film tutti gli Oscar possibili e soprattutto a Colin Firth, perché è una grande, grandissima prova d'attore che da sola varrebbe andare a vedere il film. Ma non c'è solo quella, c'è anche altro, non ci riferiamo anche alle interpretazioni di Jeffrey Rush o di Helena Bonham Carter, anche lei impeccabile nel ruolo di quella che per la mia generazione è la regina madre, la madre di Elisabetta, la moglie di Re Giorgio, e la regia anche, insomma gli ingredienti ci sono tutti, forse come miglior film, se sarà premiato anche come miglior film, Hollywood ha visto di meglio, però è un eccellente film da andare a vedere prima che sia premiato o anche dopo, ma diciamo soprattutto Colin Firth, Jeffrey Rush e tutto quello che c'è intorno, non è una prova d'attore isolata. Ferdinando Menconi per La Voce del Ribelle.